Io parto sempre da un principio, che tra l'altro è nel principio proprio di Caritas, ciò che è di diritto non deve essere dato per l'elemosina. I macellai aretini rinnovano il loro sostegno alla Caritas e si impegnano a fornire 30 kg di carne a settimana per le mense cittadine Piazza Giotto, Saione e San Domenico. Si è rinnovata per il terzo anno consecutivo l'alleanza tra l'associazione Aretini e l'ente ecclesiastico che ogni anno porta in tavola oltre 30.000 pasti e che deve fare i conti quotidianamente con richieste crescenti di aiuto. È importante anche riaccendere i riflettori sul fatto che purtroppo nella nostra città ci sono davvero sempre più persone che ne hanno bisogno. E è importante che una categoria di imprenditori come quella dei macellai, e io di questo ne sono orgogliosa, abbiano dimostrato come il fare impresa può voler dire fare del bene anche alla collettività. Noi si cerca di fare questo, diciamo, fra parentesi, sforzo, ma quello che c'è di bello è che la categoria in questo è tutta unita. Io quello che dico che, insomma, io cerco di coinvolgere, ma sinceramente per fare questo non è che ho durato tanta fatica, perché è bastato lanciare l'idea, è stata accolta da tutti, questo è il terzo anno e credo anche che noi sì facciamo questo sforzo, però c'è anche tanta gente che veramente per queste persone fa il volontariato e lavora tutti i giorni. Forse bisogna, credo che sia anche una riconoscenza verso queste persone che forse fanno più di noi. Questi sono segnali molto belli e concreti, no? Perché 30 kg di carne alla settimana, e quindi riescono a sopperire tante, insieme a quello che ci sono poi dei prodotti, delle raccolte di generi alimentari, nei supermercati, eccetera. Ecco, a me mi piace quest'anno proprio sottolineare questo incremento che c'è, ecco, di risposte da parte di tante persone, di istituzioni, di gruppi, di imprenditori, eccetera, ecco, che si fanno prossimi a tutte queste povertà, che purtroppo non è che diminuiscono, alle volte si ha la sensazione che aumentino.